Ottava edizione di Teramo Jazz, con quali novità e con quale programma quest'anno? Allora, questa nuova edizione arriva con un programma variegato, nel senso che iniziamo con il 19 dicembre con la presentazione del nuovo progetto di Gianluca Caporale, un nuovo disco che vede la partecipazione di musicisti del panorama jazzistico italiano. E continuiamo poi con altri tre concerti di stampo prettamente, diciamo, maggiormente legato all'elettronica, con un DJ set di Okapi, un musicista assolutamente trasversale che ha collaborato con artisti del panorama del free jazz e della musica elettronica e pop, che presenterà da noi il suo mashup Naso nell'orecchio. Le altri due concerti, le ulteriori formazioni, sono il sestetto di Don Karate, che presenterà in anteprima questa nuova formazione, visto che si è sempre esibito in trio fino ad oggi, e il trio Thun, Torino Unlimited Noise, cioè un trio jazz, ma che volge il suo linguaggio musicale verso la techno. I concerti si svolgeranno il 19 dicembre alle ore 19, quindi Gianluca Caporale presso il Conservatorio Braga in Corso San Giorgio, e poi il DJ set di Okapi alle 23:30 presso il Circolo AX Garage in Via Vezzola. Il concerto del 20 sarà anche presso il Circolo AX di Via Vezzola, e il concerto del 27 anche presso il Circolo AX. La biglietteria è affidata ad ACS, quindi sul sito acsabruzzomolise.it troverete tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti. Ovviamente questo festival è stato reso possibile dal supporto del Comune di Teramo, della Fondazione Tercas e del BIM.